I due blog stanno percorrendo il sentiero Italia del CAI, il lungo cammino di oltre 7.000 km che dalla Sardegna e la Sicilia risale poi lungo tutto lo Stivale. Un viaggio dal mare alle Alpi, lungo le bellezze e l'immenso patrimonio naturalistico italiano che in Sicilia inizia proprio dal porto di Trapani, a fianco alla Casina delle Palme. Sentiero Italia è nato, l'idea del Sentiero Italia è nata per valorizzare e promuovere il territorio nazionale attraverso un sentiero lungo 7.000 km, quindi un sentiero che dalla Sardegna arriva fino a Trieste, ecco. E dopo aver fatto l'itinerario della Sardegna, Francesco Bernabeo e Michela D'Annibale, dopo una sosta nel punto di accoglienza del CAI di Erice, intraprenderanno adesso il cammino da Trapani fino allo stretto di Messina, sempre documentando il tutto attraverso i canali Facebook, Instagram, YouTube e il sito searchandgo.it. Quello che ci piace dire a noi è che è di raccontare le storie attraverso gli occhi e le parole delle persone del posto, che è sicuramente la cosa più bella che può esistere. E documentiamo tutto all'interno del blog searchgo.it, progetto Sentiero Italia CAI, quindi è nata una branchia del sito originale che è searchgo.it, per documentare tutte le esperienze che stiamo facendo. Dal porto di Trapani, il Sentiero d'Italia attraversa la città per risalire verso Monte Erice, attraversare il Bosco delle Mura e Limopuniche che costeggia il borgo medievale e scendere dal versante di Bonaggia per poi continuare verso Custonaci e proseguire per le altre tappe. Trapani è bellissima, è ricca di storia. Abbiamo da subito, appena abbiamo messo piede dall'autobus, siamo scesi da Palermo, abbiamo subito sentito la storia che ci circondava, non solo il mare, ma tutta la storia, quindi tutto l'intero paese. E grazie al Club Alpino Italiano del gruppo di Erice, abbiamo assaporato e abbiamo visitato posti che purtroppo non passiamo, dove non passeremo con il Sentiero Italia CAI. Quindi abbiamo fatto delle escursioni con loro, sono stati gentilissimi e per questo ringrazio sicuramente Vincenzo Fazio, il presidente della sezione del CAI di Erice, e di tutto il suo staff e di tutto il suo team che ci ha accolti a braccia aperte. Ed il primo impatto del cammino trapanese ed ericino lungo il Sentiero Italia è stato più che positivo, mostrandosi in tutta la sua bellezza ed il fascino dei panorami, ma anche con la sua storia millenaria e di tanti racconti. Queste tappe le abbiamo viste, ce le siamo studiate, abbiamo visto che sono dei cammini molto slow, molto per un camminatore lento, come è giusto che sia, perché il cammino per come lo intendiamo noi deve essere fatto e deve essere contornato di fotografie, deve essere contornato di video e anche di un minimo di documentazione, quindi documentare in un posto dove ti trovi, che cosa stai vedendo, che cosa stai facendo. Quindi le tappe sono fatte nel giusto.